Salve a tutti, questo è il la quarta edizione del campionato DPM organizzato da Bob 147 che trovate solo su gdivers.it. Vediamo che siamo all'autodromo nazionale di Monza per il primo appuntamento. Questa è la gara 1. Ricordiamo che ogni giornata è suddivisa in due gare. Per questo appuntamento avremo la prima gara di 12 giri, quella che andremo a vedere adesso, e la seconda gara di 6 giri che farò vedere nel prossimo video, con 6 giri e l'ordine invertito dei piloti rispetto all'arrivo di gara 1. Vediamo 11 piloti per questa prima giornata. Cominciamo con Andrew Hocking, 11, autore della pole position, che guida una Vauxhall Astra Super Touring Car. Abbiamo Texas Doyle, anche lui con una Opel Astra Touring Car, Team Phoenix. Abbiamo Zollana con Mercedes CLK Touring Car, GTV Bobby 147, l'organizzatore del torneo, che guida anche lui una Opel Astra Touring Car. Abbiamo Lupin 4, sempre con una Vauxhall Astra, Mazda RX-7 Touring Car per Aleo 419, l'unica auto premium per ora presente. Poi abbiamo Nicky 2714 alla guida di una BMW M3 GTR Race Car. E poi abbiamo l'Itam 2 TTR Touring Car per lui, JK2809, conosciuto sul forum come Cla28, partecipante dello Yella Team, Skyline GTR R34 per lui, DLC ovviamente. Papaccio, decima posizione, Panzer RX-7 Twin Car. E infine MX Under 90, BMW M3 GTR Race Car. Vorrei ricordare che ci sono due squadre in questo torneo. Ogni squadra è composta da due piloti che guidano la stessa auto. E con questo possiamo dare il via alla gara dall'inquadratura di Pavaccio. Di Lupin 4. Attenzione, cassa a martello. Grande partenza di tutti quanti. Attenzione, Pavaccio perde una posizione nei confronti di Xander. Un po' di movimento. Attenzione, la prima curva potrebbe essere fatale per alcuni. Attenzione! Nemmeno a dirlo che vediamo subito uno schianto di Lupin 4 che resta dietro. Tanto stiamo qui nelle retrovie. GK2809 ha guadagnato la terza posizione sfruttando il suo grande 4x4. Ma torniamo dietro che c'è la lotta qui tra Xander. Attenzione, molto movimento. Attenzione, Bobby e Ethan lunghi. Quindi il Pavaccio approfitta per portarsi al quinto posto davanti al suo compagno di squadra, Aleo 419. Attenzione, qui c'è lotta, Texas Doyle va nell'erba, nella sabbia, scusate, attenzione, piccolo drifting per Pavaccio, quindi perde leggermente il contatto con i due. Vediamo la situazione dietro, c'è Bobby 147, l'organizzatore, che tenta un attacco ma prende l'erba e perde un po' di controllo e deve stare dietro. Attenzione, potrebbe tentare l'attacco in staccata. Niente, Itta rimane davanti per evitare danni, ma Itta prende la sabbia e Bobby passa in uscita di curva. Settimo posto per lui e ne approfitta anche Xander, sempre all'esterno, e anche Nicky. Attenzione, Xander intanto passa Bobby, sta per passare Bobby staccata, ma Bobby si difende come può e resta al settimo posto. Andiamo un attimo davanti le posizioni sono tutti i piloti sono leggermente staccati, ma vediamo Papaccio che passa Zollana sfruttando la scia, la potenza superiore della sua RX-7 Twin Car. Attenzione, vediamo Bobby che si difende dall'attacco di Xander, ma vediamo un lungo di Itam, va lungo alla chicane, alla prima staccata, e intanto Lupin, io vedo con il motore rotto, non lo so se è un bug perché sembra andare più veloce come gli altri. Attenzione, Xander tenta sempre di passare Bobby, ma è un avversario tosto e poi rimane sempre davanti. Attenzione, Xander non riesce a
tenere la corda e lascia Bobby, almeno per adesso, perché è sempre agguerritissimo. Tanto andiamo un attimo davanti con Aleo che prende la scia di Zollana. Anche Aleo ha una RX-7, ricordiamolo, compagno di scuola di Palaccio. Intanto là davanti Texas Doyle tende di andare a riprendere JK, conosciuto come Clatezone Epicos Round per Cla, non credo sia volontario perché l'abbiamo visto andare nell'erba. Attenzione! Niente, Cla gli chiude la porta e rimane dietro. Attenzione, errore di Cla! Di JK che si fa passare da Texas Doyle. Conosciuto su GDRS come Nico 91. Attenzione Zollana, attento di prendere la scia al papaccio, ma anche quest'ultimo la scia di Cla, tocca i 320 km e lo passa. Attenzione frena tardi Cla e se ne pente, infatti si prende il sorpasso, cassa e va al quarto posto. Intanto le posizioni lì dietro sembrano delineate, Itam è lontanissimo dal resto del gruppo. Andiamo qui perché Zollana potrebbe tentare un attacco verso Cla che è in difficoltà. Attenzione, papaccio nella sabbia. Vediamo un po' se Cla ne approfitta, in staccata. No, papaccio chiude la porta. Rimane al terzo posto, lo difende. E intanto MX Under passa Zollana. Mi sono perso questo sorpasso istantaneo. Tanto qui c'è un bel gruppetto formato da Tabaccio, Cla, Xander, Zollana e Bobby. Attenzione, JK, niente, la sua R34 sembra patire lo sconto diretto, non riesce a contrastare Papaccio. Attenzione, va nella sabbia e quindi Xander lo riesce a passare. Tanto Texas Doyle e Angie Rockin fanno la loro gara a sé con dei giri veloci esaltanti. Attenzione intanto qui dietro, dedichiamo un po' di spazio alle retrovie. Mickey tenta un attacco interno, ma Lupin gli sbatte la porta in faccia. Beh, torniamo davanti temporaneamente perché Xander prende la scia a papaccio, pronto per attaccare. Attenzione, abbiamo la staccata, papaccio frena più tardi e rimane davanti, anche se Xander esce meglio. Intanto vediamo qui Lupin frena troppo presto, quindi il tentativo fallisce. E attenzione Xander, scusate l'interruzione, Xander riesce a passare papaccio, sono allineati i due. Xander ha il vantaggio della traiettoria interna e papaccio deve accodarsi, anche se Xander si mette a driftare con la sua M3 GTR. Niente, Xander chiude la porta e papaccio deve accodarsi. Intanto vediamo qui dietro che Mickey è riuscito a passare Lupin. Qui. Attenzione, papaccio rimane sempre lì. Attaccato gli scherzi di Xander. Ah, piccolo errore. Tanto Bobby tenta l'attacco a Zollana, prende la scia, gli è vicino, attaccatissimo. E intanto GK si fa passare a Mickey e Lupin, grande caduta per lui. Dal terzo al decimo posto. Tanto papaccio deve mollare la presa di Xander che se riesce a prendere la scia. Intanto Bobby passa Zollana sul rettilineo, quinto posto per lui. Grande gara, molto appassionante. Intanto papaccio rimane sempre lì, sempre pronto a un attacco nei confronti di Xander. Scusate l'interruzione, ma c'è un problema tecnico. Vedo che se sia andata la musica. No, credo sia tutto a posto. Torniamo alla lotta. Qui
Attenzione, piccolo eroe di papaccio che è costretto a lasciare Xander, lasciargli dei metri importanti. Intanto Bobby Zollana ha perso la quinta posizione nei confronti di Bobby, non è riuscito a difenderla. E intanto vediamo che Xander prende parecchio distacco nei confronti di Xander. Texas Doyle tenta di andare a riprendere in Girokin, ma restiamo qui perché la lotta tra Bobby e Zollana continua imperterrita. Fumo di Bobby provenendo dalle sue gomme anteriori, anche a Leo ci dà sotto, tenta di andare a recuperare Bob Zollana. E papaccio prende ancora la scia di Xander, grande lotta anche di dei due. 328 km/h per papaccio. Attenzione, Xander si schianta sul muretto della prima chicane. Non mi ricordo il nome tecnico, chiedo perdono. Tanto anche Zollana si riattacca a Bobby. Grandissima gara 1. Chissà come sarà gara 2. Se sarà ancora più appassionante di questa. Ma credo di sì. Ma torniamo a parlare di questo gaone che conducono papaccio e Xander, e un attimo più staccati Bobby e Zollana. Nessun contatto tra loro. E la lotta procede serratissima. Intanto vediamo GK molto staccato rispetto al gruppone, ma possiamo notare da questa chicane orrenda che la macchina non può reggere il confronto, o perlomeno non si adatta allo stile di guida. Ma vediamo papaccio, penalità per lui e si fa sorpassare da Bobby e anche da Zollana. Colpo di scena che cambia la gara. Papaccio prende anche del margine da Zollana e Bobby, quindi non credo potrà prendere la scia dei due, ma tutto può essere. Siamo solo a metà gara con 6 giri completati da parte di Andrew Hawking. Andiamo a vedere qualche tempo. Sembra se il sistema lo fa vedere. Ultimo giro di Andrew Hawking, 37,4 contro il 40,2 di Texas Doyle e il 39,3 di Xander. Grande Andrew Hawking, ottima gara condotta dall'inizio alla fine, in testa alla classifica. Vediamo Bobby, 38,2, guadagna ben un secondo nei confronti di Xander. 38,0 per Zollana, 43,3 per Papaccio, che ha subito una penalità di tempo. Sta tentando di andare a riprendere Bob e Zollana. Ci mette tutta la determinazione possibile, sprema al massimo la sua Mazda RX7 e il suo rotativo che canta angelicamente. Purtroppo questo è l'unico suono appassionante che il sistema che ci offre GT5, come potete sentire, per esempio se confrontiamo il sound della Astra di Bobby e della CLK di Zollana, sono perfettamente uguali, come potete notare. Ma torniamo alla gara perché Papaccio si ravvicina incredibilmente da Bob, tenta un sorpasso all'uscita della Sky. Papaccio la scia di Zollana e passa al quinto posto. Vediamo qui la staccatona di Bobby. Qualche contatto, ma niente di grave. Quindi il Papaccio riesce a difendere la sua quinta posizione appena conquistata con un grande sorpasso interno. Intanto Texas Doyle si avvicina molto ad Andrew Hawking, però dopo questa trambata, come dice il gergo, si accoda. Ma torniamo qui perché Bobby si prende la quinta posizione alla prima curva, ma Papaccio ha un'uscita migliore e ritorna alla quinta posizione. Intanto Zollana può approfittare di questa situazione tra i due per prendere del margine. Attenzione, penalità per Texas Doyle, intanto che ha fatto uno spettacolare 36,7. Viene superato da Xander però, perché la penalità è stata molto lunga, di 10 secondi. Attenzione, eroe di Zollana nel frattempo. Si fa passare da Bobby e Papaccio, e forse anche da Leo, che è lì,
è troppo lontano, purtroppo. Non potremo vedere una lotta tra i due, ma si può sempre sperare perché la gara è ancora lunga, siamo solo a metà dell'ottavo giro. Qui, attenzione, c'è qualcuno che si è fermato e quel qualcuno è Hitam, che va lungo, quindi viene doppiato da tutti quanti. Tanto qua faccio vai davanti a Bobby e i due prendono un po' di margine da Zollana. Da Zollana. Tanto dietro le posizioni sono tutte delineate. Quindi possiamo rimanere qui. Attenzione Bobby, date di uscire meglio. Ma Papaccio sembra avere una velocità maggiore, quindi Bobby deve accodarsi e poi andare alla scia. Non sa vuoi che ha il cambio corto, Bobby. Non credo arrivi alla fine. Attenzione, Papaccio ha una velocità maggiore, quindi rimane davanti, staccata. E nel diritto di traiettoria Bobby deve accodarsi. Intanto Zollana ha detto un attacco esagerato per le distanze. E quindi Papaccio esce meglio come al solito rispetto a Bobby e Zollana e fai l'immagine in questa curva che precede la roggia. Detta la staccatona a Bobby ma va lungo, quindi perde molto margine. Tanto a Leo all'attacco di Zollana, innanzi alla riserva blu anche la sua e passa al sesto posto alla prima di Lesmo. Grande sorpasso, attenzione, Texas Doyle è fermo. E fermo Texas Doyle in mezzo alla pista. Cosa succede? Si fa superare da tutti. È completamente fermo. Cade Texas Doyle. Colpo di scena a Monza. Cade Texas Doyle. Intanto sembra cambiamo registro. Voltiamo pagina e saranno contenti i primi. Non ho più nessun pensiero perché Xander non credo possa andare a riprendere il giro con così pochi giri a disposizione. Quindi possiamo rimanere in queste due coppie di piloti in lotta. Xander, Papaccio e Bobby, Aleo e Zollana. Attenzione Bobby, un'uscita ottima. E Bobby ci prova. Prende la scia ma la macchina è inferiore sotto questo punto di vista della velocità di punta e Papaccio può sfruttare rimanendo davanti. Attenzione, piccola sbandata di Zollana, controllatissima, andata molto bene, intanto siamo al decimo giro sulla parabolica. Continua la lotta tra Papaccio, Bob e Zollana, ottima gara. Attenzione Bobby, tenta l'attacco in staccata, ma si riaccoda perché non è riuscito a rimanere davanti. Scusate, piccolo intruso. Intanto Aleo perde qualche metro nei confronti di Zollana che si allontana, ma anche stessa cosa per Bob che rimane a debita distanza da Papaccio, potrebbe tentare un attacco in staccatona, drifting per lui, un nulla di fatto. Bella Sky per Papaccio, piena velocità, il giro veloce al momento di MX Under, uno spettacolare 36,8. Tanto Bobby perde molto terreno nei confronti di Papaccio. Attenzione errore di Aleo. Torniamo qui perché non abbiamo un replay dell'errore. La regia è con me e non mi fa rivedere l'esatto momento dell'errore di Aleo. Intanto vediamo che si sta ricompattando il gruppo Papaccio, Bob, Zollana. Lotta per la terza posizione, ma credo che Zollana abbia più possibilità di rimontare Bobby piuttosto che quest'ultimo rimonti Papaccio, che ha un'ottima distanza e la macchina lo aiuta perché è un circuito veloce dove la RX7 ha più sperate. Attenzione errore di Zollana sempre all'uscita della roggia e quindi i distacchi sono quelli, rimangono quelli e
Bobby guadagna del terreno nei confronti di Pappaccio, che è una curva dove serve aerodinamica, e Pappaccio ha optato per una minore aerodinamica così da poter sfruttare tutta la potenza della sua auto nei rettilinei. Sicuramente sarà stata diversa la scelta di Bobby, perché perde nei rettilinei, ma sulle curve, specialmente su quelle lente, guadagna molto. Qualche decimo va dalla sua parte. Oh, attenzione, drifting di Bobby. Rimane lì. Distanza controllata anche per Zollana. Adesso sembra tutte delineate le posizioni e andiamo ad affrontare l'ultimo giro in compagnia di Angie Rockin, dato che non dovrebbe esserci svolte improvvise. Siamo alla Roggia. Vediamo che Angie Rockin stava cambiando qualcosa nel menu CRT e anche menu segreto. Siamo alla prima di Lesmo affrontata in derapata. E a seconda di Lesmo, sempre in drifting per lui. Intanto Xander non è tanto dietro, e anche qui Bobby sembra aver gettato la spugna. E attenzione, sì, Bobby no, ha perso ogni speranza. Torniamo da Angie Rockin, che esce ottimamente dalla Sky a una velocità molto elevata di 210 km/h, penultimo rettilineo prima della vittoria. La parabolica, curva sempre insidiosa, potrebbe ingannare chiunque a ogni momento. Ed ecco Angie Rockin che si va a vincere la prima gara del campionato DTM al suo esordio. Eccolo, grande vittoria, pole e vittoria dall'inizio alla fine, alla prima posizione. Secondo troviamo Xander 90. Grande gara anche la sua. Attenzione, Pappaccio in testa coda, ottima rimonta la sua dalla decima posizione. Vediamo Zollana, Aleo, Lupin, Miki, JK e Itan, doppiato in questo momento da GK, il nono che doppia il decimo, colpo di scena. E va bene signori, la gara termina così, aspettiamo JK e Itan che completano la propria gara. GK e Itam affrontano l'ultima curva della Itam, fa un po' di drift, ma è all'undicesimo giro ancora, quindi possiamo concludere qui la gara e la telecronaca dalla cabina di commento dell'Autodromo Nazionale di Monza. Pappaccio vi saluta e vi dà appuntamento alla gara 2 di questo grande campionato, ricordiamo, organizzato da Bobby 147 su GT Riders, GTV Bobby 147 su DSM, arrivato alla quarta posizione, e vi saluto, alla prossima amici. Signori, benvenuti alla gara 2 del quarto campionato DTM organizzato da Bobby 147, che trovi su gtdarius.it, pubblicità occulta. Siamo all'Autodromo Nazionale di Monza, io sono Pappaccio, in attesa del caricamento vi ricordo le modalità del torneo illustratevi nel video precedente. Abbiamo due gare per ogni appuntamento che si svolge ogni mercoledì sera. Nella prima gara le posizioni saranno dettate dalle qualifiche di 10 minuti, mentre nella gara 2, che stiamo per commentare, le posizioni saranno decise dalla funzione di griglia invertita, cioè il primo e parte ultimo e così via. Abbiamo le squadre dei team,
che ho dimenticato di ricordare nel video precedente. Queste domande non sono complete, però le ricordiamo lo stesso. E abbiamo a rappresentare gli English People's Racing Team Intam 2 con una Audi TTR Touring Car. GK2809 rappresenta gli occhi di gatto. Ora lo Yella Team, formato da lui e Voco 84 con una Skyline R34 Touring Car. Mickey 2714 MX Under 90, che se non vado errato forma un team con la BMW M3 GTR Touring Car. Lupin 4 e Andrew Rocking 11 formano lo Super Velocity Team con la Vauxhall Super Touring Car. Zollana e Kio 1972, in questo momento è assente per problemi di connessione, ovviamente mi riferisco a Kio 1972, formano il Kizozu Team anche con l'aiuto di Zuzu 84 riserva. Poi Bobby 147, l'organizzatore dell'evento, e Texas Doyle, sostituito del detto Nico 91, formano Joker, la rappresentativa del Joker Racing Madness. Papacioe, Aleo 419, formano il Carbon del il Carbon, il Crazy, The Crazy Carbon Racing Team, scusate, ho avuto un lapsus, con la Mazda RX-7 Touring Car. E ecco, questo, abbiamo concluso l'elenco dei team. Possiamo andare alla partenza. 3, 2, 1. Ah, scusate. 3, 2, 1. E si parte qui all'autodromo di Monza. Si avviano i motori subito. GK sfrutta il suo motore, il suo 4x4 per scattare in prima posizione. Vediamo dall'inquadratura di Papaccio che supera Zollana e Bobby. Attenzione, piccola botta di Zollana, piccola esagerazione che porta Papaccio alla penalità insieme ad Aleo. The Crazy Carbon Racing Team al nono e decimo posto al momento, brutta caduta. Attenzione, intanto Bobby si libera facilmente di Itam sulla parabolica. E Mickey, attenzione, Lupin tenta l'attacco, ma Itam se ne va a lungo. Hanno scompiglia, attenzione, Lupin tenta l'attacco. Intanto rimane la lotta tra Zollara e Bobby, sempre presenti. Attenzione, eroi di Bobby. Problemi per Bobby. Attenzione, Bobby si schianta sul cappello dei 50 metri. Attenzione, rimane fermo, sicuramente sarà rotto il motore e sarà costretto al ritiro. Purtroppo potremmo vedere la grande lotta tra lui e Zollana. Intanto c'è il sorpasso di Papaccio da parte di c'è il sorpasso di Papaccio da parte di Zollana. Attenzione, però c'è la penalità. Intanto Bobby è costretto ad uscire dalla gara per un problema al motore. E va bene, purtroppo è un ritiro inaspettato da parte sua. E Papaccio, intanto, dopo la penalità, torniamo alla gara. Kla sbaglia la curva e viene superato da Andrew Hawking. Grande rimonta, in un solo giro supera 7 avversari, portandosi già al terzo posto. Ricordiamolo, il vincitore della gara 1, Andrew Hawking 11, superso come di squadra Lupin. E attenzione, ritenta l'attacco Lupin. No, vabbè, tutto ok, rimane così. Andrew Hawking intende di andare a prendere Mickey, la Tozzade rimane dietro. Il Clavine sorpassato con facilità, tanto scusate di tutti intanto, ma viene naturale. Non sono un telecolista molto esperto. A Leo tenta l'attacco, intanto GK va lunghissimo e non ha rallenta molto Zollana, che però attenzione, GK rallenta, ha rotto il motore, purtroppo sarà una temporanea perché lo vediamo ancora in corsa. Tanto tenta l'attacco Papaccio, tutti i problemi di GK. Tanto davanti Angie Hawking passa la prima posizione, se la riprende come alla gara 1. E MX Under intanto ha passato Lupin con la grande manovra alla Sky.
Aleo sbaglia, fa un piccolo errore e intanto GK prende penalità e Pallacciolo lo sorpassa con estrema facilità, portandosi alla settima posizione. Torniamo davanti però, sempre se il mouse ci vada. Attenzione, Xander si è fatto soffiare la posizione da Lupin. E no, Lupin ha la scia al momento e quindi Xander deve rimanere dietro. Intanto le posizioni dietro sono staccati dietro. Attenzione, abbiamo due coppie con due auto uguali. Miki, attenzione Lupin, grande staccata e passa Xander. Ottima staccatona del Lupin. Niente, NGO che intanto si prende la prima posizione da di Miki, ma vediamo che dietro c'è lotta tra Leo, Papaccio e Zollana. Stiamo qui davanti perché la lotta, perché il combattimento, chiamiamolo così. Attenzione, penalità per Miki, incredibile, penalità per Miki, l'attenzione lo ha preso Zollana, Papaccio. Intanto Papaccio ha sorpassato Leo con una grande manovra all'esterno. Dico così perché vi ricordo la manovra fatta in gara, se l'avete capito, Papaccio sono io, il qui presente, che dalla pista si trasferisce in cabina di commento per passione. E vediamo Zollana che prende la scia di Miki, ma l'attacco non riesce perché la distanza era notevole per un sorpasso. Ovviamente intanto Girocchi prende un discreto margine nei confronti di Xander e Lupin. Siamo qui dietro, non ci sono cambiamenti. Abbiamo un GK che soffre la sua R34. Allora, dato che non ci sono movimenti, diamo una rinfrescata ai tempi. È l'unico giro lanciato effettuato. Attenzione, passa il giro con 37.29. Alexander con 38.4, che attenzione viene sorpassato da Lupin, come possiamo vedere dalla grafica. Torniamo sulla pista perché rivediamo dei sorpassi. Lupin purtroppo ha sbagliato e quindi rimane lì. Intanto Papaccio, attenzione, c'è della mischia qui. Rivediamo tutto da capo perché purtroppo mi sono perso questa fase di gara mentre guardavo i tempi, purtroppo. Allora, rivediamo l'eroe di Lupin. Vediamo, attenzione Miki, ha perso il controllo dell'auto, quindi ha rallentato Zollana e Papaccio ne approfitta per passare alla quinta posizione. Potrebbe effettuare un sorpasso pure su Miki. Vediamolo, no, Papaccio si accoda a Miki e vediamo se tenta qui. Dato Zollana si dice con fare minaccioso, Papaccio si accoda alla Miki, ma rimane sempre attaccato agli scarichi. Lotta per il quarto posto, quarto, quinto e sesto posto. No, mi correggo, Zollana perde molto nei confronti dei due. Tanto Papaccio rimane sempre lì, vicino a Miki, davanti, per rinfrescare un attimo le posizioni. Prendiamoci una pausa da questa tensione. Abbiamo in Girocchi, Xander, Lupin, Miki, attaccato, insidiato da Papaccio. Intanto Aleo, vediamo che ha passato Zollana con estrema facilità. Intanto Miki fa un errore, l'abbiamo visto andare nella sabbia. Ah no, lag. Oh mio Dio, signori, lag estremo da parte di Miki. Si vedeva nella sabbia, ma invece che compare magicamente davanti a Papaccio, i misteri di GT5. Tanto Zollana viene superato anche da GK. Torniamo davanti perché la lotta tra Papaccio e Miki è sempre più accesa, incandescente. Papaccio può sfruttare la sua maggiore velocità di punta, rimanendo davanti alla staccata. Miki, attenzione, eroe di Lupin, penalità. Penalità per Lupin, che si fa passare da tutti. Falsa dal terzo al sesto posto. Grande colpo di scena di Lupin, che perde la concentrazione. Ma vediamo un altro errore di GK che va nella sabbia e quindi viene passato da Lupin in Zollana. Attenzione, la lotta tra Papaccio e Miki rimane accesissima. Chiedo alla regia se possiamo rimanere qui.
in questa, con questa telecamera su Panaccio e Miki. Grandissima la lotta tra i due, molto corretta. Attenzione, Panaccio si mette in traiettoria interna e lo passa. Grande sorpasso per il Panaccio ai danni di Miki, 27-14. Signori, mi sto proprio appassionando. La gara è veramente ricca di sorpassi, contro sorpassi. Approfitto per fare i miei complimenti a tutti i partecipanti per il grande spettacolo offerto. Correttissimi. Intanto torniamo un attimo dietro, lasciamo un Papaccio e Miki perché GK va l'attacco di Lupello, passa temporaneamente, ma niente, sembra avere proprio un grande problema di incompatibilità con la sua R34. Ricordiamo, per chi non fosse presente alla gara, che JK ha cambiato auto all'ultimo momento. In principio aveva una Subaru Impreza, però visto che questa notizia da sottolineare, aveva un problema di prestazione perché non arrivava nemmeno al limite consentito dei 620 pp e quindi è stato costretto a cambiare auto e a prendere la M34, l'unica auto che gli è venuta in mente. Come si può capire, una persona un po' strana. Ma finiamo con le chiacchiere, non diciamo inutili, ma importanti, interessanti, e torniamo alla lotta tra Papaccio e Miki. Procede in modo insistente con Miki che non trova varchi per passare il pilota 13enne, 14enne alla guida della RX7. Attenzione, derapata di Papaccio, ingresso più che aggressivo sulla Ascari. E andiamo alla staccata della parabolica, sono appaiati due, velota stupenda. Intanto Zollana passa a Leo, sicuramente qualche errore, ma restiamo lì, restiamo qui. Restiamo da Papaccio e Miki, perché mi sembra da dire il mio nome. Attenzione, l'ultimo, vediamo il photo finish. Attenzione, photo finish, signori, davvero la photo finish, tutto da rivedere, ma la telemetria mi dice che il vincitore è Papaccio, il vincitore della lotta ovviamente è Papaccio. Con la tensione della gara non mi ero nemmeno accorto che era l'ultimo giro, signori. Chiedo scusa, ma è una gara bellissima, è stata una gara stupenda. E quindi possiamo vedere che Papaccio vince il duello con Miki per 18 millesimi. Davvero impressionante il finale. Basta questo dato a sottolineare la grande lotta che si è formata tra i due. Bene, è con questo che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima gara del campionato DTM che si svolgerà al Grand Valley Speedway. E va bene, vi saluto ragazzi, è stato un vero piacere. Ricordiamo il campionato DTM alla sua quarta edizione, organizzato da Bobby 147, che potete trovare solamente su gtdrivers.it. Ok, vi saluto ragazzi, alla prossima gara. Io sono Papaccio, ricordiamo.